Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui come sempre a prenderci il nostro pomodoro gratis. Oggi non hanno voglia di lavorare, sono 20 minuti seduto sul mio tracconcello ad aspettare che arrivano. Giornata fantastica, questo è vuoto, oggi lo riempiremo perché oggi dobbiamo andare a fare compere. Ieri quel moonshine mi ha colpito, oggi sono tutto rincoglionito. Non mi stancherò mai di dire che il tempo è una cosa importantissima nella vita. Secondo me la cosa numero due dopo la vita in generale. Praticamente dopo un'ora che aspettavo in quella warehouse per prendere il pomodoro gratis, che poi gratis non è perché come dire c'è sempre un exchange di qualcosa, mi hanno detto che non c'era. Ci sta, non c'è nessun problema, mancano delle cose eccetera. Ma perdere un'ora lì, soprattutto dove potevo dormire di più, dove potevo fare altre cose, spendere più tempo con Sofia, fare altri tipi di viaggi eccetera, è la cosa che proprio mi fa incazzare di più. Il tempo è brutto, mi sento proprio male. Mi sento male dentro sapendo che ho perso un'ora lì e sapendo che ora devo fare le corse, magari mangiare più velocemente. Le cose che vi fanno perdere tempo, mandatele a fanculo. Tempo è prezioso, veramente, con qualsiasi cosa che fate. Ah, io nel frattempo mi sono mai cambiato oggi. Ok, siamo a un evento, scuola elementare, e hanno iniziato il loro summer camp. Abbiamo il forno qua dietro, Sofia sta preparando. Ci prepariamo alla pioggia che arriva con le nostre bellissime tende. Guardate, il problema non è tanto la pioggia, come piove, e il vento, come tira. Perché se piove poco, ok, se piove forte, non tanto ok. Oggi metteremo Sofia alle pizze. Così, quello tutto che ha imparato ieri lo fa oggi. Però dipende, perché se poi piove forte mi devo mettere alle pizze, perché qua diventerà un macello. Ragazzi, a noi non ci ferma nessuno. I tendoni attaccati con la legna lì, perché sennò se ne vola. Questa è una pioggia carina, simpatica, che non dà fastidio. E noi siamo qui. E voi dove siete? Ecco Sofia all'opera. La pioggia si è fermata perché sennò Sofia non può lavorare. Noi prendiamo cose di qualità, prodotto in Italia. Pomodori italiani, no GMO, BPB free, gluten free, colesterolo. Non c'è niente in questo pomodoro. Non c'è manco il pomodoro. Ormai Sofia è diventata una master. Ha preso lei le pizze e tutto. Le ha messe là, guardate. Tutti i maestri qua. Lei è la vera maestra di tutti. Lei è la regina, è la maestra delle maestre. Siamo anche in una scuola, quindi. Guarda là. Apri un po' male, però vabbè, dai, si può lavorare. È già un qualcosa, dai. Brava, brava. Circolo? Circolo, sì, guarda. Ma che è questa cosa? È la cartina geografica dell'Afghanistan, ma che è? Mettici più forza quando sbatti, mettici più forza, la cazzimma, vai. Ma la nostra giornata non è finita. Ah, io sono sporco? Ok, sono sporco. Vedete, la nostra giornata non è finita. Ora dobbiamo iniziare ad allestire per sabato. Quindi venite con noi, venite con noi. Questo ha lasciato il lucchetto aperto. Questo è il parente di Sofia. Allora, vediamo qua che cosa ci dobbiamo portare. Mamma mia. Wow, tovaglioli, pomodoro, mamma mia, pizza box. Mamma mia, Sofia, guarda qua, guarda. Io stamattina, mentre tu facevi pesci in mano nel letto. Ragazzi, nella vita ci vuole ingegno, fantasia e voglia di fare. Guardate che attacchi moderni, economici e commerciali. Wow, e nel frattempo qua Sofia tiene 10.000 cose qua dietro. Oh sì, apri, facci vedere. Mamma mia, wow. Ciao, andiamo. Ragazzi, le cassette della pizza per espandere il nostro negozio. Sono pesanti, vediamo. No. Vai, butta dentro Sofia, vai, lavora. È grande. È grande.
Ma arriviamo al titolo del video. La migliore pizza di Atlanta, ragazzi, ci hanno appena messo. Eccoci qua, Atlanta Pizza Truck, siamo tra i grandi. Antico è il numero uno. MTH no idea. Fritti è un ristorante italiano. Ok, per la pizza non male. Barasano, ok anche. Junior Pizza, New York Style sono andato a trovare. Questa qua, New York Style. Crispina non l'ho mai provato per la pizza. Slim's Club, qua, niente. Baruni, secondo me la migliore pizza napoletana. Triple J non lo so, Edgeful Pizzeria non ho idea. Ammazza è una copia di Antico. Pizza Jeans non so chi è. Glad Pizza New York Style pure buona. Ci sono io. E poi Detroit Style. Ragazzi, comunque questi qua andate a vedere su ogni città, fanno Dallas, Nashville, Houston, Milwaukee e su Dallas ci sta anche il mio altro ristorante, Partenope. Ragazzi, io sono il re della pizza, ma scherziamo? E dai!